Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra carriera in terra salentina con Lecce. Allora, ci aspettano tre partite molto ma molto importanti oggi: Brescia, Udinese in Coppa Italia, che è il quarto turno di Coppa Italia, e poi Ternana in trasferta. Ci aspettano davvero tre partite difficilissime, soprattutto quella con l'Udinese, perché sarebbe un sogno passare il turno. Non voglio gufarla, ma sarà davvero difficile. Proverò a dare il 100%. Dobbiamo stare attenti anche al Brescia, che ha il nostro attaccante. Cioè, il nostro attaccante ha un attaccante che noi abbiamo tentato di prendere, cioè Giordà, a parametro zero inizio carriera. Giordà che con il Brescia ha fatto veramente, veramente bene. In tutto ci sono 2, 4, 6 partite prima che finisca quest'anno, il 2015 naturalmente. E poi tra episodi, quindi, inizierà il calcio mercato, quindi ci sarà veramente da divertirsi, perché a gennaio sapete che si fanno le migliori trattative. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, raga, andiamo a cominciare immediatamente, andiamo a sfidare il Brescia. Adesso vado avanti fino al 28 di novembre e cominciamo. Allora, parlando con Protopapa, mi ha detto di far giocare Djuric, dato che io l'ho promesso, se non sbaglio, nello scorso episodio. Non so neanche se l'avevo fatto vedere la discussione con Djuric. Quindi in questa partita decido di farlo giocare. Inoltre, dato che appena tre giorni dopo c'è la sfida contro l'Udinese di Coppa Italia, è una sfida veramente importante, una sfida davvero importante, raga, perché passare il turno in Coppa Italia sarebbe qualcosa di storico. Quindi adesso sistemo la formazione, vorrei giocare con siamo in casa al Via del Mare. 4-2-3-1 va benissimo secondo me. Ok, ho cambiato un po' la formazione. Giochiamo con Benassi, Dichiara, Bertoncini, Fazio, Ciofari, Mauri, Djuric, Embalo, Falco, Dumbia e Dionisi. Continua a dare spazio a Dionisi perché secondo me deve sbloccarsi del tutto questo attaccante. Abbiamo visto che abbiamo Galabinov in panchina, ci sono Miccoli e Moscardelli, ma voglio tenerli al 100% per la sfida contro l'Udinese. Il Brescia è 21esimo in classifica, ma questo poco ci importa perché sappiamo che tutte le squadre sono forti nella B, è un campionato difficile e lungo, quindi farò davvero di tutto per stare attento, per provare a vincere le più partite possibile, perché voglio assolutissimamente arrivare in Serie A. Allora, ho messo la marcatura stretta su Giordà, che è l'attaccante di cui vi parlavo all'inizio gara. Motivato i ragazzi e si comincia Lecce-Brescia. Embalo dentro per Dionisi, prova a girarsi, Dionisi, un destro bruttissimo. Finisce il primo tempo, un brutto primo tempo, e io dico in maniera aggressiva che comunque non sono felice. Benassi è demotivato, invece il resto della squadra è carico. Falco per Djuric, Djuric per Embalo, bella azione, Embalo col destro, la parata di Accari. Occhio qua Pasquato, la mette dentro Giordà, la traversa che salva il Lecce. È uscito quindi Djuric per Mastalli, scelta tecnica per Mister Condispa. Falco è uno di quelli che si rompe un giorno sì e un giorno sì. Faccio entrare Miccolo al posto di Falco, speriamo cambi qualcosa. Bello che Miccolo è appena entrato, ha già preso una botta, è qualcosa di clamoroso, però non posso farlo uscire. Ciofani, Mastalli, Miccoli, dentro per Dionisi, la parata di Arcari, poi Dumbia, non ci credo. La palla non vuole entrare. José Mauri, Mastalli, dentro per Miccoli, Miccoli col mancino, ancora Arcari, poi Embalo non prende la palla. Esce Dionisi per Galabinov, Embalo, cioè sta per uscire. Embalo qui, dentro, sbaglia Embalo, ancora Embalo per Mastalli, dentro per Dionisi che prova a girarsi, Dionisi palla fuori. Dionisi prima di fare un gol ne deve prima sbagliare 10 minimo, e forse non riesce neanche. Dichiara con le mani, siamo nei minuti di recupero, Dichiara, dentro per José Mauri. Il tiro di José Mauri, la parata di Arcari, poi Embalo, ancora Arcari. Madonna, doppia parata sulla linea di Arcari. Per Mastalli, la palla arriva a Galabinov, ve la tiene in campo, Galabinov dietro per Embalo, il cross! La palla sfiora il palo, va sul fondo, ma c'è ancora calcio d'angolo e Lecce continua a pressare, continua ad attaccare. Miccoli la mette dentro, non c'è nessuno. La palla arriva ad Embalo, il tiro cross di testa, Fazio non ci arriva, poi Ciofani al volo, la parata, poi c'è la rete. José Mauri, vantaggio Lecce al 91esimo minuto, la terza rete in campionato per José Mauri. Il vantaggio prima o poi doveva arrivare, perché abbiamo fatto una partita strepitosa. Qui al volo José Mauri, il tapin vincente è proprio il suo. Manca veramente poco. Colì con le mani, occhio a Giordà, ancora Colì. Dovrebbe essere finita la partita e finisce qua al Via del Mare. Il Lecce batte il Brescia per 1-0. Una partita ottima, raga, non possiamo lamentarci. In maniera, facciamo calma, però dico, ben fatto, comunque non possiamo lamentarci davvero, abbiamo fatto una buona partita. 26 tiri e 13 in porta, loro 5 tiri e 1 in porta, abbiamo vinto soltanto 1-0 e voliamo al terzo posto in classifica. Siamo a quota 29 punti, siamo davvero lì, dobbiamo raggiungere il Pisa.
Pensate che abbiamo raggiunto il Carpi, cosa che davvero fino a qualche giornata fa sembrava improbabile. Partite incredibili, c'è il 5-2 del Cagliari sul Crotone, poi la vittoria del Varese sul Modena, poi in tanti pareggi, pochi gol, Lanciano Bari 2-2 e poi nient'altro. Ah, qualcuno mi aveva scritto che non era il primo derby che facevo, ma io forse mi ero sbagliato a esprimermi, se non sbaglio, nell'ultimo episodio. Quella col Bari era il primo derby contro il Bari, perché so che avevo già fatto anche il derby col Barletta. Allora, vittoria del Lecce grazie a una brillante prestazione. Mikko dovrà star fuori per una ferita al braccio dai 6-8 giorni. No. Salta Miccoli purtroppo la partita contro l'Udinese. Ho fatto il meeting con lo staff prima della partita con l'Udinese. Adesso avviciniamoci, manca veramente poco per andare a sfidare l'Udinese. Partita difficilissima. Loro giocano con un schieramento più usato, il 5-1-2-2, in modulo un po' strano. L'Udinese vorrei vedere che campionato sta facendo. Guidiar riprende ad allenarsi con i compagni, ottimo. Si è fatto male un giocatore della primavera, Vito Campaniello, un sedicenne terzino. Allora, volevo farvi vedere una cosa. I giocatori in lizza per il pallone d'oro sono Agüero, Ronaldo, Juan Mata, Lionel Messi, Robben e Luis Suarez. Tanta roba. Ormai ci siamo, raga, siamo al 2 di dicembre e sta per cominciare Udinese-Lecce, davvero. Una partita importantissima per noi. No, volevo guardare quali altre partite. Il Torino ai tempi supplementari, se non sbaglio. Sì, dopo i supplementari ha vinto 3-2 con Lanciano. Quindi Lanciano si è fatto valere. L'Atalanta ha battuto 3-0 il Teramo. Il Pescara ha battuto 3-0 il Parma. E adesso ci sono Bari Spezia, Palermo Provercelli e Udinese Lecce. Sistemo la formazione nel migliore dei modi e andiamo a cominciare. Ricordiamoci che l'Udinese dovrebbe giocare con questo modulo, il 5-2-2. 5-1-2-2. Formazione abbastanza difensiva. Dobbiamo stare attenti a Muriel. Comunque ha una buona squadra. E poi c'è in porta quel fenomeno di Scuffetto. Allora giochiamo con Benassi, Lopez, Caprarossi, Seoane, Ciofani, Davidis, Mauri, Laxalt, Moscardelli, Bentivegna e Galabino lì davanti. Speriamo di far bene. Ho cambiato anche un po' la mentalità, le soluzioni di squadra. Loro giocano non con Muriel e Vidra come c'era scritto nel prepartita, ma hanno messo in campo Torge e Nico Lopez. In più ci sono Valero Verre, Widner, Insua. Non gioca neanche Scuffet, ma Carnesis. Speriamo bene. Allora, io ho provato a motivarli. Loro sono felici e quindi adesso andiamo in campo. Dal Friuli comincia Udinese-Lecce, quarto turno di Coppa Italia. Bentivegna salta l'uomo benissimo, subito a Curzio. Bentivegna fine in fondo, la mette dentro. Galabinov, la palla rimane lì. Moscardelli non riesce a concludere la parata di Carnesis. È uscito Torge che si è appena fatto male. Entra Ippedico al posto di Torge. Widner, il cross, il tiro al volo, la paratissima di Benassi. Ancora il tiro di Ippedico appena entrato, gol dell'Udinese 1-0. Gabriele Ippedico, un giocatore della primavera penso. Comunque la rete è la sua. 1-0 Udinese. Prima conclusione in porta dell'Udinese al 15esimo minuto. Forse c'era fuori gioco di Nico Lopez, non l'ho visto bene. Comunque, da posizione difficilissima, Ippedico la mette dentro. Walter Lopez la mette in mezzo per Laxalt! Il pareggio del Lecce! Laxalt zittisce il Friuli! 1-1! Pareggio meritato perché stavano giocando molto meglio rispetto all'Udinese nei primi minuti. Qui Laxalt di testa batte Carnesis. 1-1. Ciofani recupera palla. Può andare il nostro terzino. Ciofani la mette avanti per Galabinov. Galabinov ne ha 3 attorno a sé. Viene fermato da Sissoko e ancora lui. Secondo intervento pericoloso di Sissoko, in più è anche ammonito, quindi speriamo continui a far così allora. Ciofani, Bentivegna, poi Seoane. Gioca bene comunque Lecce. Seoane, il lancio per Galabino perché di testa non la prende. Di testa Mauri. Ancora Mauri la va a riprendere. José Mauri con la punta larga per Bentivegna. Uno contro uno. A corso Bentivegna prova a sfidare, lo salta molto bene l'avversario. Torna indietro da De Vitis. Poi José Mauri. Dentro per Moscardelli, col sinistro palla fuori. Si è fatto male per noi José Mauri, brutto colpo. Entra Mastaglia al suo posto. Giocatore, qui Walter Lopez, la parata di Carnesis, poi Caprarossi viene fermato sulla linea. Finisce qua il primo tempo, stiamo giocando davvero una gara strepitosa. Ho provato a motivarli un po' di più, comunque l'hanno presa qualcuno abbastanza bene, quindi comincia. La ripresa, Badu la mette dentro di testa, la prende un giocatore dell'Udinese, ma la parata di Benassi poi è facile. Mastalli per Laxalt, può andare Diego Laxalt, l'autore del gol del pareggio. Laxalt, uno contro uno, la mette dentro, bel cross per Galabinov! Galabinov! Zittisce completamente il Friuli, incredibile! La rete del vantaggio del Lecce al 55esimo minuto! Laxalt,
Il cross da lontanissimo, Galabinov sorprende tutti di testa in sacca alle spalle di Karnesis, è un vantaggio clamoroso. Qui calcio di punizione, Lopez la mette alta per Capradossi che non ci arriva. Badu sbaglia, Bentivegna accorcia per Walter Lopez. La palla per Capradossi, larga per Laxalt, uno contro uno, Laxalt, fine in fondo. Prova il cross, viene fermato da dietro da Widner. Non so se era già ammonito Widner. Se era già ammonito dovrebbe arrivare il rosso, vediamo. Ditemi che era già ammonito, sì, dovrebbe essere già ammonito perché era giallo. Occhio qua, era già stato ammonito, quindi cartellino rosso per Widner, che viene espulso. Clamorosa al Friuli. Qui Walter Lopez, calcio di punizione, dobbiamo stare attenti. Lasciamo così, non lasciamo in contropiede. Lopez, calcio di punizione, siamo all'85esimo minuto. Larga per Bentivegna, Bentivegna dentro per Guidiala, uno contro uno, allarga poi per Ciofani. Ciofani, il cross, non ci arriva nessuno. La palla va fuori, Bentivegna col mancino, palla fuori. Per Guidiala, prova ad accentrarsi, ma viene fermato e finisce qua. Clamoroso al Friuli. Il Lecce batte l'Udinese per 2-1 e io non ci posso credere. Allora, davvero in maniera appassionata, dico, davvero fantastico ragazzi, nessuno ci dava una minima speranza, avete giocato straordinariamente, congratulazioni, sono davvero felicissimo ragazzi, cioè vincere 2-1 al Friuli contro un'altra squadra di Serie A e in più facendolo così non meritando, perché meritavamo questa vittoria. 12 tiri e 5 in porta contro i 5 tiri e i 3 in porta dell'Udinese, davvero molto ma molto soddisfatto. Lecce con classe sull'Udinese e possiamo dire che adesso è clamoroso davvero. Allora, ho dato un'occhiata anche alla reazione dei tifosi per aver passato il turno contro l'Udinese. Sono davvero molto ma molto contenti, è una cosa che mi riempie davvero di gioia. E pensate un po', nel quarto turno di qualificazione alla Coppa Italia, cioè quella che è appena passato naturalmente, il Grosseto ha battuto il Genoa e noi abbiamo battuto naturalmente l'Udinese. Sono passate anche Pro Vercelli, Hellas Verona, Pescara e Torino. Allora, c'è la partita contro la Ternana, manca davvero poco a questa terza e ultima partita di questo episodio. Allora, momento tanto atteso, partita Ternana-Lecce, trasferta, per noi si gioca alla Liberati. Il Pisa continua a fare davvero un campionato strepitoso, noi speriamo di fare una buona partita. Allora, sono tutti in forma, i nostri giocatori sono davvero molto contenti. Giochiamo in trasferta, quindi direi di provare a cambiare il modulo. Torniamo al 4-4-2 per questa partita. Sistemo la formazione e cominciamo. Cominciamo così e poi al massimo durante la partita cambierò qualcosa. Benassi dichiara, Struna, Fazio, Ciofani, Mauri, Mastalli, Laxalt, Bentivegna, Dionisi e Muscardelli. Cioè Muscardelli e Dionisi. È un 4-2-4 alla fine. Ci hanno fatto una domanda su Fazio, l'ho fatto giocare apposta perché è comunque un ex di questa sfida. Dobbiamo stare attenti perché loro in avanti hanno Ceravolo e Bojinov, a centrocampo hanno il nostro Memushai. Poi c'è Peterman, che è un giocatore che conosco molto. Allora, adesso vediamo assolutissimamente di spronare i nostri ragazzi. Ok, sono abbastanza felice e motivati, quindi comincia la sfida, comincia. Ternana, Lecce, Fazio per Osemauri, Osemauri per Bentivegna, può andare a corso, uno contro uno. Lo salta, la mette dentro, Laxalt! Sempre lui, sempre Diego Laxalt, 1-0, quinto centro in campionato per lui, 1-0, davvero l'assist di Bentivini è strepitoso, che cross, Laxalt non è in fuorigioco assolutissimamente, avete visto che è partito appena prima, qui la rete è fantastica dopo un cross meraviglioso del solito a corso Bentivini. Finisce il primo tempo 1-0, dico ai giocatori comunque che non sono soddisfatto perché voglio che segnino ancora. Quindi li ho motivati, li ho caricati, andiamo alla ripresa. Volevo dirvi che, per chi non lo sapesse, il nostro Accurso Bentivegna è andato in prestito secco al Como. Spero faccia un ottimo campionato per poi tornare più forte di prima, dato che è un prestito secco. Qui Vitale sulla fascia, Ciofani commette fallo. E secondo me al Como in B farà molto molto bene. Occhio Ceravolo, la palla per Peterman, Piccinocchi, vede Bojinov. Valeri Bojinov, porta in parità la partita. L'ottavo centro in campionato per lui. E i nostri attaccanti continuano a segnare poco. Qui c'è Ceravolo per Peterman, Peterman per Piccinocchi, dentro per Bojinov. Si fa sorprendere qui Struna, che non sta giocando nel suo ruolo, e segna Valeri Bojinov. 1-1. Calcio di punizione, Moscardelli la butta dentro, Falco non c'è, cioè Falco, uno dei nostri non ci arriva. Bravo Ciofani, interviene e prende palla. Poi Struna dichiara il lancio lungo per Laxalt, niente da fare. Muscardelli per Dionisi, ma come fai a sbagliarli tutti? Laxalt, il cross, non ci arriva nessuno. Fallo ed è calcio di rigore per il Lecce, il fallo di Bassoli. Speriamo che lo batta o Garabino o Bentivegna. Mi sa che ci va proprio lui, Bentivegna, il solito accorsi. Bentivegna contro Sala.
Speriamo bene. Vai a Curzio. Bentivegna col destro. A Curzio Bentivegna. Non sbaglia mai. E il suo, non ho visto, secondo me, sesto centro in campionato. A Curzio Bentivegna. Nonostante le finte del portiere, non sbaglia. 2-1 per il Lecce. E ho messo dentro quindi Bertoncini, che è un difensore più esperto. Altro fallo di Bastoni e altro calcio di rigore per il Lecce. Va battuto ancora Bentivegna. Due falli in... È bello che non sta munito né nel primo né nel secondo. Bentivegna ancora contro Sala. Vediamo come andrà questa volta. Accursio Bentivegna sotto l'incrocio dei pali. 3-1 la doppietta di Accursio Bentivegna. Ottavo centro in campionato per lui. Bentivegna ci prova lui, la parata di Sala, poi la rete di Fazio, gol dell'ex. Esulta Fazio, forse chiede scusa al suo pubblico. No, esulta Fazio. 4-1 la rete che chiude definitivamente la partita, anche se ormai l'aveva chiusa Bentivegna con la sua doppietta sul rigore. Quella parata risale, Fazio sulla respinta non sbaglia. Calcio d'angolo, Bentivegna la mette dentro. Bertoncini, la parata di Sala. Ragazzi, non c'era Sala in porta, questa partita finiva almeno 6-1 tranquillamente. Quindi finisce qua. Tanta roba davvero. Ben fatto. Siamo... Adesso vado a guardare la classifica, ma se non ho visto male siamo ad un punto dalla seconda. Lo Spezia esonera loro allenatore. La Ternana esonera Tester dopo la sconfitta con il Lecce. Bentivegna la ciliegina sulla torta per il Lecce, che mette a segno 2 gol e 2 assist. Davvero tanta roba. Sarebbe un sogno tenerlo in squadra da noi anche l'anno prossimo. Comunque nel frattempo il Lecce continua a non perdere, perché sono 10 partite consecutive che non perdiamo dopo il pareggio con Lanciano, quindi siamo ripresi alla grande, raga, sono stracontento. Allora, ci offrono un brasiliano, un difensore brasiliano, ottime statistiche, ma non lo so, vediamo, 1,86 m e un mancino, vediamo il rapporto, facciamolo visionare, raga, prima di provare a fare un'offerta, perché comunque... Non è che mi fidi molto dei difensori brasiliani, cioè ce ne sono stati nella storia di veramente forti. Però preferirei un po' più tenere gli italiani come difensore. Allora, ci dicono che potrebbe valere la pena seguirne lo sviluppo. Ha il potenziale per non sfigurare in futuro come difensore centrale della Serie A. Quindi potremmo tentare di prenderlo. Magari puoi mandarlo in prestito nel primo anno, dato che già siamo a posto così. Comunque, contattiamo per l'ingaggio. Prendo un ingaggio abbastanza basso, provo ad abbassarglielo ancora, tipo 35.000. La gente vuole anche poco, è una cosa che a me strapiace. Facciamo il 20%, propone i termini. Ne vogliono 42, facciamo così. No, ho sbagliato. 25%. Ok, a 40.000, contratto fino al 2018 e il 25% in caso di promozione. Ottimo, vediamo se riusciamo a prenderlo. Allora, basta, mi fermerei qui perché poi c'è la sfida contro la Provercelli. In più avevo visto che il Genoa ha esonerato Zinedine Zidane come allenatore, perché era allenatore del Genoa nel gioco, ve l'avevo detto se non sbaglio nei primi episodi. Ok, basta così, nella formazione, nella squadra di settimana ci sono Zoffan e Fazio. Nonostante abbia vinto 4-1 ci sono soltanto difensori. Raga, fermiamoci qua, andiamo a dare un'occhiata alla classifica. Allora, nel prossimo turno andremo a sfidare la Lazio, sempre in trasferta. Penso che sia poi una partita un po' impossibile per noi, però ci proveremo, proverò a dare il filo torcere anche alla Lazio. Allora, in classifica ci troviamo ad un punto dal Varese e a 6 punti dal Pisa. Davvero un rendimento negli ultimi episodi strepitoso da parte del nostro Lecce. Raga, adesso l'episodio è finito e vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, come al solito vi chiedo di arrivare almeno a 1200 like, lo so che potrete riuscirci, non è così difficile. Lasciatemi un commento qui sotto facendo un'analisi, scrivendomi sia dei consigli per la nostra squadra, magari per le tattiche, formazione, allenamenti eccetera, ma anche iniziate a dire qualche nome per il mercato di gennaio, perché ormai è alle porte, perché ormai manca un episodio e poi arriverà il mercato di gennaio. Ditemi anche cosa ne pensate di queste 3 partite. Mi raccomando, passate le social che trovate qui sotto in descrizione, anche da Instant Gaming se volete comprare i giochi a prezzo scontatissimo. C'è anche Football Manager naturalmente, sito sicuro e affidabile al 100%. Iscrivetevi al canale, condividete i video e invitate tutti i vostri amici ad iscrivervi. Un abbraccione dal vostro Kun e noi ci vediamo dopo con un prossimo video, anzi ci vediamo dopo con la finale di Champions del nostro Fulham.